Avrà un bel da fare Babbo Natale, sono oltre un migliaio le letterine preparate dai bambini che in questi giorni gli hanno fatto visita nella casetta allestita in Piazza Regina Margherita. Richieste di doni, di serenità, di pace e naturalmente di tanti giocattoli. Sono tanti bambini che stanno visitando la nostra casetta, la mattina appunto è aperta per i bambini delle nostre scuole, la sera invece accoglie tutti i bambini. Solo nel primo weekend sono state consegnate oltre 1200 letterine, quindi Babbo Natale avrà un bel da fare per consegnare tanti regali ai bambini che sono andati a trovarlo. Aria di festa e divertimento a Olbia, con gli appuntamenti organizzati dall'amministrazione comunale in collaborazione con le associazioni cittadine Archivio Mario Cervo, SAS Janas e Mediterrarte. Quasi un evento ogni giorno per animare il centro storico della città e ripartire dal Natale, dopo il difficile periodo della pandemia, ma sempre con attenzione e nel rispetto delle regole. La mattina spazio alle iniziative per i bambini delle scuole primarie della città. Per loro è stata organizzata una bellissima escursione in barca, accompagnati dalle loro maestre per ammirare Olbia dal mare. Un bellissimo sole ha accolto i bambini delle nostre scuole per poter godere del nostro golfo proprio attraverso un mini tour con la barchetta di Insula Felix. A bordo di Insula Felix i piccoli hanno fatto un giretto nel golfo interno verso il lungomare e poi attorno all'isola di Mezzo e anche verso gli allevamenti delle cozze. A bordo il comandante Luciano Bisogni e il docente naturalista e biologo Benedetto Cristo. Lo scopo è far conoscere ai ragazzi di Olbia la bellezza del golfo di Olbia. Noi facciamo un giro, normalmente ripartiremo la primavera prossima, che include tutto il golfo interno di Olbia, gli allevamenti di cozze, il fiume Padrongiano fino al faro. In questa occasione è solamente un assaggio per i bambini, che sono molto contenti, mi dà l'impressione, e che appunto stanno vedendo la città da un'altra prospettiva. Abbiamo, oltre ai bambini della scuola primaria, abbiamo anche un ragazzo dell'IPIA che è in alternanza scolastica, che sto seguendo personalmente. E lo stiamo formando come marinaio per poter eventualmente quest'estate, una volta diplomato, riuscire a lavorare e collocare anche lui, come abbiamo collocato ogni volta tutti i ragazzi. All'imbrunire, nel centro storico della città, ecco l'esibizione itinerante dell'ensemble di Ottoni, guidati dal maestro Alessandro Chironi. I musicisti, tutti docenti delle scuole cittadine e professionisti, con le loro musiche natalizie hanno animato ed emozionato i tanti cittadini in giro per la città e alle prese con lo shopping natalizio. Da Jingle Bell a White Christmas, i musicisti, con indosso un cappello da Babbo Natale, hanno proposto alcuni dei brani più famosi della tradizione natalizia. Un concerto a tappe dal comune e fino alla nuova Piazza Crispi, per la gioia di tanta gente che ha voluto immortalare il momento e seguire in corteo la speciale banda musicale. E gli eventi proseguiranno durante tutte le festività. Teleregione Live, canale 88 del digitale terrestre.